Radio Ross Brera, ciao, sono con il dottor Claudio Cassardo. Buongiorno Cassardo, come sta? Buongiorno, sto bene, grazie. Allora, noi siamo, dico come sta perché siamo abituati, io ho preso un po' in giro i milanesi, lei invece parla da Torino, è un docente di Torino del Dipartimento di Fisica, ma comunque siamo accomunati da uno stesso clima molto spesso e a Milano sono tanti giorni che c'è il sole. I milanesi, quelli che ci sono, sono stati in parte colpiti dalle influenze, tutti gli altri emigrano verso lidi diversi per respirare, tutti accomunati da questa contentezza un po' ebbra perché c'è tanto sole, non piove, quindi siamo tutti più ben intossicati che mai, però sembriamo felici proprio per questo. Questa premessa è per dire che stiamo per parlare con lei di un tema molto importante per la nostra specie e anche per la nostra esistenza. Di cosa si occupa, dottor Cassardo? Io mi occupo di ricerche anche sui cambiamenti climatici e comunque su tutti i processi che regolano il clima, soprattutto gli scambi tra l'atmosfera e la superficie terrestre. Questo a livello di ricerca e anche di insegnamento, insomma, insegno meteorologia, fisica dell'atmosfera e fisica del clima all'Università di Torino. Allora, io ho letto un suo articolo su un sito importante, significativo, che si chiama climialterati.it, in cui scrivono autorevoli protagonisti della ricerca, della scienza, dell'università italiana e non, tenuto da Stefano Caserini, fondato da lui, credo anche. Con il contributo e con un comitato scientifico molto denso. Quest'ultimo articolo a cui faccio riferimento mi ha colpito e vorrei proprio che il dottor Cassardo ce ne desse una versione radiofonica, perché ho capito che è denso, molto importante da leggere fino in fondo e volevo un po', ecco, visto che lui è un ottimo divulgatore, che ci aiutasse un po' a capire quei grafici e quelle tematiche. D'accordo, inizio soltanto spiegando un attimo che cos'è questo blog o sito web climalteranti.it, perché è stato ideato ormai da molti anni da Stefano Caserini. Il comitato scientifico è composto da una trentina di ricercatori in vari campi, non soltanto nel campo dei cambiamenti climatici, ma anche delle tecnologie, insomma, vari campi con cui il clima ha attinenza, per cui si occupa di molte tematiche, appunto, non soltanto direttamente collegate al clima. Infatti viene definito come un sito di formazione e discussione sul tema dei cambiamenti climatici e delle scienze ad essi collegate. E inizialmente era nato per, diciamo, dare adito a qualche teoria che smontasse tutti i complotti dei negazionisti climatici cosiddetti e anche per fornire delle basi scientifiche valide per fare una discussione sulle politiche climatiche che verranno o vengono decise a livello italiano. Adesso, venendo invece a quello che dicevamo prima, il mio post ha analizzato, è una cosa che facciamo tutti gli anni, a inizio anno praticamente andiamo a analizzare cosa è successo nell'anno precedente a livello di andamenti, soprattutto di temperatura. Partiamo a livello di tutto il mondo e poi facciamo uno zoom sul territorio italiano che ovviamente ci interessa di più perché ci abitiamo. E quello che ho fatto dimostra che praticamente il 2019 appena trascorso è stato di nuovo un anno caldo e ormai queste non sono notizie che non fanno neanche più notizia perché si ripetono praticamente di anno in anno. Qualche volta, come nel caso del 2016, il 2016 è risultato l'anno più caldo di tutta la serie di misure da quando si misurano i dati. E quest'anno non è risultato il primo, ma al secondo posto. Per quanto riguarda però il territorio italiano, invece,
possiamo dire che il 2019 è risultato l'anno più caldo, almeno diciamo, guardando i dati che ho utilizzato, sono dati presi dal database americano dell'ENCEP ENCAR. L'ENCAR è una delle più grandi agenzie che si occupano di scienze dell'atmosfera e del clima in America e che mettono a disposizione questi dati gratuitamente online, con un ritardo di solo qualche giorno. Sono dati grezzi, ma che permettono di fare appunto queste elaborazioni quasi in anteprima. E dicevo che il territorio italiano è risultato l'anno più caldo. Normalmente, quando si parla di clima e di temperature, si tende a confrontare l'andamento anno con un trentennio di riferimento che appunto rappresenta il clima. Il trentennio di riferimento con cui confrontiamo i dati è il 1981-2010, si tende a prendere sempre il più vicino trentennio completo proprio per tener conto che il clima sta cambiando in questo periodo e nonostante abbiamo preso il più vicino, vediamo che le temperature medie in Italia sono risultate più calde di circa un grado rispetto, cioè di circa 0,6 gradi rispetto al 1981-2010 e quindi oltre un grado in più rispetto alle medie di inizio secolo, se vogliamo poi traslare questa Certo. cosa. Quindi è una quantità molto grande, una quantità molto grande che ci fa capire che siamo, diciamo, c'è molto lavoro da fare per cercare di rispettare i famosi trattati di Parigi, perché a livello mondiale, appunto, siamo già oltre un grado in più rispetto alle temperature del secolo, diciamo, di 2 secoli fa, della fine del 1800, che normalmente sono prese come riferimento perché prima del 1880 si fa fatica a parlare di temperature medie globali perché non c'erano i dati. Certo. Quindi normalmente si prende a riferimento quel periodo in cui ci sono dati termometrici e a livello globale siamo già oltre un grado. A livello italiano è ancora peggio la situazione perché a livello italiano l'Italia fa parte del bacino del Mediterraneo che tutti i climatologi lo considerano un punto caldo e in Italia l'anomalia di temperatura è risultata di un grado ma rispetto al trentennio 1981-2010. Quindi siamo già a oltre 2 gradi rispetto a fine 1800. Chiaro. Quindi è un quantitativo molto grande. L'Italia ha praticamente avuto un razzo di riscaldamento che è quasi il doppio rispetto a quello globale e che ci dovrebbe far preoccupare perché appunto è un hotspot, è un punto caldo climatico dove le variazioni sono più alte rispetto ad altri posti nel mondo. E comunque il 2019 è l'anno più caldo, diciamo che fa compagnia, se vogliamo, Al anche al 2018. 2016. Sì, Sì. perché il 2019 un grado, 2018 Certo. 0,97 gradi, siamo lì. Diciamo che considerando l'errore di misura li possiamo porre ex aequo, ma però sono gli ultimi 2 anni e sono risultati più caldi. Quindi questo ci dovrebbe sicuramente far preoccupare. Eppure, se uno va a vedere, purtroppo, giornali, soprattutto certa stampa, noterà sempre di più che i pochi giorni in cui si sono avuti degli eventi freddi meteorologici, quindi dell'ondate di freddo con nevicate magari anche in pianura, anche a Milano o a Torino, sono quelli che fanno notizia e catturano le prime pagine dei giornali. Però ci sono state tantissime giornate con temperature molto più alte della media, fino a 5 gradi in più rispetto alla media nell'estremo nord-est nello scorso mese di giugno, per esempio. Oppure in tantissimi casi con lo zero termico, cioè la quota a cui ci sono 0 gradi, ben situato oltre i 4.000 metri, praticamente tutto il territorio italiano, Alpi incluse,
incluse, Monte Bianco incluso, si trovava in condizioni di temperatura sopra zero, quindi ghiaccio che fonde, e tutte queste situazioni, diciamo che non fanno tanta notizia. Magari se si ritrovano sui giornali, se ci sono conseguenze sulla salute, ma in generale se ne parla poco. Mentre si parla delle nevicate, ormai la nevicata in inverno è diventata quasi una notizia, per cui cattura subito le prime pagine dei giornali o le prime notizie in televisione, perché è quasi considerato un evento straordinario, anche in inverno. Sì, e nello stesso tempo noti, e a me è capitato in questi giorni, qualcuno, Milano parlo, ha percepito la presenza, la stranezza, a parte il fatto di girare vestiti come se dovessero incrociare un Inuit, abbiamo 3 gradi, non si capisce perché, ma hanno capito che improvvisamente ci sono le zanzare, ok? Allora, alla zanzara qualcuno gli è venuto il dubbio che c'è qualcosa di strano. Alla Bougainville a Milano Fiorita ti viene il dubbio che c'è qualcosa di strano, anche senza essere appunto un fine cultore della materia, una, diciamo, un'intelligenza media dovrebbe registrare che tutta una serie di fenomeni stanno a catena per essere segnalatori, no? Che non possono essere imputati a un'interpretazione, a una corrente di pensiero, a qualcuno che dice. Eppure, ciononostante, io ho notato, e arrivo all'Australia in questo momento, a parlare di un'interpretazione fallace e anche molto, secondo me, in malafede, che ha portato moltissimi a portare l'attenzione sull'episodio del piromane, addirittura ho letto un'interpretazione di un fenomeno che è quello degli incendi, che certamente in Australia sono presenti e sono noti ai più come elemento molto, insomma, appunto facente parte quasi di quel territorio, di quella cultura, molti hanno tratto delle considerazioni dicendo: beh, ma poi si sa, dopo gli incendi si rigenera tutto. Si rigenera sì, ma sono i numeri e sono, di nuovo, torniamo all'elemento scientifico. Non è un'opinione, non possiamo aspettarci di fare passi avanti se abbiamo ancora un livello culturale quasi da leggenda metropolitana e non da evidenza e da misurazione, no? Quindi il numero degli animali morti, è talmente ampio e alto che sicuramente sappiamo che dal punto di vista boschivo c'è una rigenerazione dopo un incendio, ma quando si alza l'asticella e si arriva a questi livelli, insomma, la cosa dovrebbe cambiare. Qui sono evidenze fisiche, matematiche, insomma. Infatti, io le dico che su queste cose purtroppo c'è un, come dire, un punto che non è ben compreso, è anche difficile da spiegare, nel senso che io non posso dire con certezza che il cambiamento climatico ha provocato gli incendi in Australia, così come non posso dire che ha provocato le alluvioni a Genova o quelle in Piemonte a ottobre-novembre scorso. Cioè non c'è un rapporto di causalità, Certo. è colpa del cambiamento climatico. Però faccio l'analogia dello sportivo, dell'atleta. Un atleta che corre, se prende il doping, allora non è detto che automaticamente la corsa successiva la vinca, non è obbligatorio. Il doping non gli fa vincere sicuramente la corsa. Tuttavia, se dopo preso il doping corre 100 volte, probabilmente la percentuale di vittorie sarà molto più alta rispetto a che se non l'avesse preso. Nel clima funziona anche così. Il cambiamento climatico non ha generato gli incendi in Australia, tuttavia, diciamo, rende più probabili delle situazioni in cui possono nascere gli incendi. L'Australia ha sperimentato la più grande siccità da quando ci sono le misure, tra l'altro su tutto il territorio, che l'Australia è grandina, è grossa quasi Sì. come tutta l'Europa, ed era tutto in condizioni di siccità, con precipitazioni molto basse e molto, diciamo, sotto norma rispetto alle medie, e contemporaneamente
ha avuto temperature molto più alte delle medie. Tra l'altro in primavera, che non è proprio la stagione più giusta per gli incendi, nel senso che gli incendi si verificano in estate e in autunno. Adesso siamo appena entrati in estate per l'Australia, eppure gli incendi ci sono già stati da 2 mesi. In fondo è una situazione che non è molto diversa da quello che è successo 2 anni fa in Piemonte, in Val di Susa, in cui per 2 mesi c'è stata praticamente l'intera vallata percorsa da incendi che erano fuori controllo. Poi in Piemonte la situazione per fortuna è terminata quando ha iniziato a piovere e nevicare. Questo ha messo fine agli incendi. Fortunatamente gli incendi erano scoppiati in autunno e quindi si andava verso la stagione fredda. Ci sono state un po' di precipitazioni e è finito tutto. Fosse stato in primavera, magari sarebbero durati di più. Per dire che possono capitare in tutto il mondo se ci sono le condizioni. Poi certo i piromani aiutano, però in Australia gli incendi nascono anche dai fulmini. Ci sono tanti fulmini che danno origine a incendi in porzioni di territorio che non sono neanche antropizzate, quindi non è solo il piromane, ma c'è anche il contributo naturale, che per esempio in Piemonte nell'autunno di 2 anni fa non c'era stato perché non c'erano temporali in quella stagione. Quindi ci sono tutta una serie di fattori, però ripeto, il collegamento col clima è questo: il clima esaspera le condizioni. Il cambiamento climatico ormai sta portando temperature sempre più alte e in certe zone del mondo sta portando siccità, in altre porta alluvioni, in alcune zone porta entrambe le cose. Noi in Piemonte abbiamo già avuto estati molto secche, siccitose. Io dico Piemonte perché conosco i dati molto Certo. bene, ma ovviamente il clima della Lombardia non è tanto No. diverso. Se c'è siccità in Piemonte c'è anche a Milano, per dire. E nello stesso anno abbiamo avuto magari l'alluvione nell'autunno successivo, per cui a pochi mesi di distanza si hanno i due estremi. Ecco, il cambiamento climatico rende più probabili questi estremi. Quindi un clima che diventa condizioni meteorologiche estreme che diventano più probabili e a volte anche più intense. Professore, noi le chiederemo prossimamente proprio di fare una sorta di indice, proprio da divulgatore, di abbinate, che sono tutto meno che casuali, appunto di acceleratori. Le faccio un esempio. Magari pochi si ricordano principi di chimica, per cui qualcosa sul monossido per far capire che quando si rilasciano alcuni elementi in una condizione di un certo tipo e questa determina un cambiamento significativo. E quindi magari collegare, io adesso le dico la prima cosa, a Milano ci sono stati durante il Capodanno una quantità di esplosioni che sembrava appunto improvvisamente diventato il luogo del petardo, tradizione che non conoscevamo, insomma, così attiva a Milano, improvvisamente, grazie probabilmente a una presenza cinese molto intensa, il petardo online viene acquistato con grande facilità, insomma, si è sparato tanto questo Capodanno, però siccome siamo una città molto green se ne è parlato poco. Eppure quando io sono andata in giro subito dopo per le strade ho sentito persone che mi dicevano che per le strade, Corso Buenos Aires, eccetera, era visibile addirittura questa specie di faccenda che produce nell'atmosfera. Non è detto che fai il botto e poi non succede niente, perché anche lì se ne fai uno ed è una girandola, è un conto. Ma se tutti improvvisamente si mettono a fare questa azione un po' così scellerata, dagli uccelli a tutto il resto, a noi che respiriamo, l'aria viene modificata. Cioè, poco da Assolutamente fare. sì. Così come ci aiuterà a mettere in relazione anche i reflussi degli allevamenti, e non è da meteorologo, però riuscire a far intendere come questi acceleratori su azioni, diciamo un po' improvvide, non gestite, che hanno bisogno invece di una revisione critica, possono diventare scatenanti. Queste abbinate noi le possiamo fare con esperti geologhi, come avete fatto voi sul vostro sito. Proprio questo dibattito, questa dimensione serve a far capire che c'è una relazione sul tutto, che non possiamo più pensare
che le cose siano compartimenti stagni. E quindi se ci aiuterà, ci darà sicuramente un'opportunità ancora in più di far capire che il dibattito non si può svolgere in maniera superficiale, ma che merita un'attenzione proprio legata alle correlazioni. Assolutamente sì. Se mi permetto una Sì, rapidissima battuta sui botti di Milano, o comunque di tutte le città. I botti sono comunque polvere da sparo che va in esplosione e produce polveri. Quindi quello che si vedeva, e credo si annusava anche, io ero in montagna e ce ne sono state molte di meno, ma era semplicemente il risultato dei processi di combustione delle esplosioni, quindi rimanevano polveri. esatto. Sicuramente i misuratori delle concentrazioni di polveri a Milano, così come in tutte le altre città, hanno Certo. registrato un incremento in occasione della mezzanotte, dell'ora successiva, quindi abbiamo avuto più polveri che sono entrate nei polmoni di chi era fuori. Gli animali saranno scappati nei posti più nascosti perché in genere gli animali soffrono i botti. Addirittura, si è parlato che alcuni animali muoiono per Scoppia il cuore, infarto, sì. E sì. quindi sicuramente gli animali non gradiscono, ma No, anche noi non gradiamo. gradiamo vederli perché indubbiamente lo spettacolo dei fuochi d'artificio è bello. Però è un retaggio antico e adesso sappiamo che purtroppo fa male. Ecco, e Fa poi male. ripeto, sicuramente su alcuni retaggi possiamo anche metterci una pietra sopra perché vale il discorso, è il bello, no? È la visione. Molto spesso nessuno di noi del botto forse apprezza il botto, ma apprezza il colore. Esistono senza il botto, così come esistono gli elefanti che non sono più elefanti nei circhi, ma sono delle bellissime manifestazioni virtuali del selvatico, del soggetto, non si capisce perché continuare veramente quando ormai le sappiamo tutte, cioè Condivido. no, questo è proprio un po' una cosa che dà lo scoramento. Però per riprenderci da questo scoramento, che sennò poi dopo ci prende male, mentre invece noi dobbiamo dare delle prospettive, soprattutto invogliare al cambiamento, cosa ci consiglia di leggere per approfondire, oltre ovviamente agli articoli di climialteranti.it? Cosa leggiamo? Cosa consigliamo per esempio ai ragazzi? Cominciano a diffondersi tante iniziative che appunto portano a siti web, blog di persone. Per esempio Antonello Pasini, che so già Sì, è già in essere un radio. vostro Sì. collaboratore, lui ha un interessante blog sulle scienze e tratta dei temi collegati ai cambiamenti climatici in modo molto interessante. E come lui ci sono altri blog, per esempio c'è il blog di Ugo Bardi che ogni tanto anche tratta diciamo, di argomenti di attualità collegati più o meno al clima, più o meno direttamente, o anche alle produzioni dei prodotti petroliferi che comunque sono Certo. i principali responsabili dell'incremento di gas serra. Perfetto. Allora, professore, noi la ringraziamo di questo tempo, della cortesia, della chiacchierata e anche della spiegazione e contiamo di averla prossimamente, molto presto, sulla nostra radio. Per avermi dato questa opportunità e ci sentiamo prossimamente. Radio Ross Brera col dottor Cassardo. Ciao.